Rieccoci dunque in studio, come promesso, con il nostro magazine dedicato alla cultura. Tra le proposte per l'estate del quartiere Casanova Bolzano, l'ultimo nato tra i rioni del capoluogo altoatesino, siamo andati a scoprire le letture animate. Certo, forse nel quartiere Casanova, come lamentano parte dei residenti, sul fronte servizi c'è ancora un po' da lavorare, ma in quanto ad iniziative per cittadini, gli abitanti del rione più giovane della città di Bolzano non si possono certo lamentare, almeno a giudicare dal ricco programma delle proposte estive denominate ECO, acronimo che sta per Eventi Casanova Heartless, coordinate da La Vispa Teresa. Si tratta di un progetto animativo, sociale, culturale che la Vispa Teresa, insieme al Comune e a molte altre associazioni del territorio, promuove per il quarto anno consecutivo. Quindi si tratta di un progetto rivolto proprio alle persone che abitano il quartiere, ma non solo. Abbiamo seguito la lettura animata per bambini, l'incontro programmato per giovedì 6 agosto alle 10:30 alla saletta IPES di via Erasmo 54 ha visto però presentarsi un solo bimbo. Niente paura, ecco allora che l'iniziativa ha preso baracca e burattini e si è spostata subito all'aperto in uno dei tanti parchi giochi del quartiere. Qui, in un battibaleno, le adesioni sono state numerose, con i bimbi affascinati dagli appassionanti racconti curati da Maria Pia Bazzacco. Si leggono delle fiabe e si animano attraverso il corpo e i bambini rispecchiano. Cioè, i bambini accettano questo modo di esprimersi con il corpo. Ricco, dicevamo, il programma di appuntamenti che si concluderà ai primi di settembre con tanto di festa. Lunedì 10 dalle 4 e mezza ci sarà la cooperativa Casa Bimbo Tagesmutter che proporrà dei laboratori manuali per i piccolissimi. Ci saranno i pomeriggi di gioco, ci sarà qualche gita in piscina e per concludere ci sarà la festa il 5 settembre, sempre qui appunto agli spazi verdi del Casanova, con spettacolo di burattini e merenda e incontro. Ed ora un breve stacco pubblicitario, poi di nuovo in studio per parlare di sport. Senfter, il gusto genuino dell'Alto Adige dal 1857. A Fumelli Senfter. Specca Alto Adige Senfter. Qualità e gusto. Senfter. Saper fare, saper vivere. In evidenza all'interno della nostra pagina sportiva, l'hockey su ghiaccio, ancora movimenti in casa a Bolzano. L'attaccante Paul Zanetta ha infatti firmato un contratto che lo lega per la prossima stagione alla formazione scozzese dei Capitals di Edimburgo nel campionato britannico. Ed ora, con il supporto della regia, andiamo a vedere assieme le previsioni del tempo. Per domani l'ufficio idrografico della provincia autonoma di Bolzano prevede al mattino tempo molto soleggiato con valori termici elevati. Durante le ore più calde si formeranno delle nubi cumuliformi con possibilità di isolati temporali anche intensi. Temperature minime tra 12 e 23 gradi, massime tra 28 gradi a Dobbiaco e 37 gradi a Bolzano. Diamo un'occhiata ai valori previsti: a Silandro minima 18, massima 33 gradi, a Merano 21-37, a Bolzano 22-37, a Bressanone 18-36, a Vipiteno 13-32, a Brunico minima 15, massima 34 gradi. Sabato la presenza di aria calda e umida favorirà nell'arco della giornata lo sviluppo di temporali anche di notevole intensità. Con molta probabilità il tempo di domenica sarà più variabile, con alternanza di sole e nubi accompagnate da rovesci temporaleschi. Caldo estivo, ma le temperature saranno in temporaneo leggero calo. Per l'inizio della prossima settimana si prevede tempo abbastanza soleggiato con possibili temporali pomeridiani.
Siamo in chiusura, siamo ai saluti, giusto il tempo di ricordarvi come sempre i nostri siti web www.video33.it e il portale web www.goinfo.it, dove potrete trovare news sempre aggiornate. Vi ricordo che l'informazione di Video 33 ritornerà puntuale domani mattina alle ore 6.40 con la rassegna stampa. È veramente tutto, vi ringrazio della cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata. L'abbigliamento di Video 33 è fornito da Boutique New Time a Bolzano, Galleria Greif. Calici sotto le stelle 2015. Lunedì 10 agosto dalle 18 a mezzanotte goditi i vini più buoni della città sotto i suggestivi portici di Bolzano. Torna per il quinto anno consecutivo Appuntamento Merano, Autoren in Merano. Fino al 7 settembre prosegue la serie di incontri con autori di rilievo e ospiti illustri. Una serie di serate di spessore a ingresso gratuito che animeranno l'estate meranese. Appuntamento a Merano, Autoren in Meran, vi aspetta al Kurhaus, Pavillon de Fleurs.